Buongiorno, mi sento molto felice di saperti qui anche oggi. Sappi che in questa giornata scriverai un po', perché l'esercizio che andiamo a fare ti serve ad identificare tutti quei dialoghi interiori che fai e che cercano di portarti in basso. Come ti ho già raccontato nei video precedenti, queste voci che tu senti nella tua testa non sono te. Tu sei una scintilla divina e mai ti diresti cose distruttive, ma solo evolutive e di incoraggiamento. Quelle voci sono le voci di tutti coloro a cui hai ceduto il tuo potere e che ancora continuano a prenderselo. Sono i tuoi genitori, i tuoi amici, gli insegnanti e tutte quelle persone che hai ritenuto importanti e con cui hai barattato una parte di te. Questo lo hai fatto perché a volte hai voluto essere visto, altre volte l'hai fatto per essere accettato, altre per essere riconosciuto o per paura di rimanere solo. Sono tutte voci che mettono a tacere la tua grandezza, la tua divinità interiore. Ma ti svelo un segreto. Molto spesso lasci che queste voci prendano il sopravvento perché temi che se tu potessi esprimere te stesso in tutto il tuo potenziale, gli altri non potrebbero accettarti perché si sentirebbero inferiori. E quindi per mantenere il tuo gruppo a cui credi di appartenere, ti schiacci da solo attraverso un dialogo interiore distruttivo. Ma oggi andiamo ad identificarlo in diverse aree della tua vita affinché tu possa comprendere quali meccanismi attivi inconsciamente e che fanno soccombere la tua luce. Carta e penna! Identifichiamo i dialoghi interiori. Adesso vorrei che tu scrivessi cosa ti dici quando sbagli strada. Metti in pausa e scrivi cosa dici a te stesso quando sbagli strada. Bene! Adesso scrivi che cosa dici a te stesso quando qualcuno ti fa i suoi complimenti per iscritto e ti ringrazia per qualcosa che hai fatto per lui. Ti congratuli con te, ti sminuisci, gli dai peso, cosa ti dici? Scrivilo adesso mettendo in pausa il video. Bene, questa domanda invece ti darà da riflettere. Ti chiedo di scrivere che cosa pensi di te stesso quando qualcuno ti chiede un favore che non hai molto voglia di fare, ma dici sì ugualmente. Metti in pausa e appuntalo. Ti sarà capitato di non sentire la sveglia al mattino o di aver dimenticato di impostarla la sera precedente. Se ti alzi in ritardo a causa di una di queste opzioni o per un altro motivo, che cosa dici a te stesso? Dai, scrivilo mettendo in pausa. E dimmi un po', quando devi fare un esame medico, quando aspetti l'esito, che cosa ti dici? Scrivilo nel tuo foglio mettendo in pausa. E cosa mi dici di quando provi un nuovo vestito e ti guardi allo specchio? Ti piaci o ti critichi? Che cosa dici a te stesso? Metti in pausa e scrivilo. Adesso parliamo delle reazioni ai pensieri, li chiamerei più presupposti. Quando un amico intimo si dimentica di farti gli auguri per il tuo compleanno, qual è il dialogo interiore che si attiva? Sii onesto con te stesso e appuntalo sul foglio, mettendo in pausa e riprendendo quando avrai scritto. E dimmi, cosa pensi di te stesso quando tuo figlio piccolo o adolescente ti risponde male? Premi pausa e riprendi dopo che hai risposto. Questo esercizio ti ha mostrato come si sviluppa il tuo dialogo interiore. Analizzalo. È maggiormente positivo o negativo? Se è negativo, oggi rifletti su quali aspetti del tuo passato ti stanno ancora plasmando. Chi ti ha detto determinate parole che oggi parlano ancora dentro di te al tuo posto? Disidentificati da essere e per ogni dialogo interiore negativo chiediti quale voce e parole avrebbe la parte più elevata di me in certe circostanze. Questa domanda, e se lo desideri puoi anche riscrivere le risposte dal punto di vista più elevato, ti aiuta a comprendere come la tua mente stia pilotando la tua vita e allontanandoti dall'espressione di ciò che realmente sei. Credi
che l'energia della sorgente dalla quale provieni ti terrebbe schiacciato in un dialogo interiore sminuente. Non ti rispondo, lascia quella faccia tu stesso. Per oggi ti mando energia di sostegno. Con amore e gratitudine.